Giovedì 31, fine di marzo. Le notizie del TG Ora. Le notizie del TG Ora. A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri 13 componenti di una rete di spaccio di sostanze stupefacenti. La misura cautelare messa dal GIP di Torre Annunziata contesta ai 16 indagati a vario titolo i reati di spaccio di stupefacenti e porto e detenzione illegale di armi. 4 sono stati tradotti in carcere, 9 hanno il beneficio dei domiciliari, mentre per 3 è scattato il divieto di dimora nel comune stabiese. L'indagine è denominata Operazione Speedball dal tipo di mix di droga assunte dai clienti degli spacciatori. 4 degli indagati sono già detenuti e 3 sono pregiudicati per reati specifici, altri 6 già noti alle forze dell'ordine proprio per reati di droga. L'indagine ha messo in luce 347 episodi di spaccio di marijuana, cocaina ed eroina tra giugno e dicembre del 2015 a favore di 84 clienti. Cinghie e aste delle bandiere per colpire gli avversari, un delirio andato in scena lo scorso 7 gennaio allo stadio San Martino di Maiori, dove al termine dell'incontro dilettantistico Costa d'Amalfi Nola Calcio i supporters nolani scatenarono l'inferno facendo finire in ospedale un giovane di Maiori colpito alla testa. A distanza di 3 mesi da quell'episodio il pubblico ministero Giuseppe Cacciapuoti ha firmato un avviso di conclusione delle indagini circoscrivendo le responsabilità a carico di 19 persone, tutte nolane che già raggiunte nell'immediatezza della vicenda da un provvedimento di DASPO rispondono ora di reato di violenza negli stadi. È un arresto questa mattina alla stazione di San Giovanni del treno 355 della circumvesuviana direzione Torre Annunziata. Il treno è stato fermo per diverso tempo a causa della presenza di un individuo sospetto, il quale sembrava essere in possesso di sostanze stupefacenti. Successivamente si è attivata un'immediata azione di contrasto coordinata con la collaborazione della Polizia di Stato della zona e il servizio di sicurezza dell'azienda di trasporto. Dopo pochi minuti gli agenti della polizia giunti sul posto hanno rilevato la presenza della persona segnalata in collaborazione con la guardia giurata dell'EAV presente sul posto hanno provveduto ad eseguire il controllo. La Guardia di Finanza di Eboli ha svolto un controllo nei confronti di un bar esercente nella cittadina ebolitana dove venivano commercializzati generi di monopolio senza la prescritta autorizzazione. Nel corso dell'intervento sono stati individuati tabacchi lavorati nazionali che non potevano essere venduti al pubblico per assenza dei previsti titoli autorizzativi rilasciati dalla competente agenzia delle dogane e dei monopoli. Le Fiamme Gialle hanno così sequestrato 178 pacchetti di sigarette pari a oltre 3,5 kg illecitamente detenuti e segnalato alle competenti autorità amministrative il responsabile dell'attività commerciale che rischia adesso sanzioni fino a 10.000 euro. La minacciava di morte e la tormentava attraverso passi tratti dalla Bibbia, la pedinava, la picchiava, si appostava sotto la sua abitazione e le mandava centinaia di messaggi intimidatori. Destinatario alcuni mesi fa di un divieto di avvicinamento all'ex consorte, ha ora patteggiato la pena incassando 8 mesi di reclusione e si è chiusa così davanti al GUP di Salerno l'ennesima storia di stalking che vede vittima una giovane donna perseguitata dall'ex marito. La vicenda, oggetto del procedimento, si riferisce al 2016 quando l'uomo, un operaio salernitano in cerca di occupazione, dopo essere stato lasciato dalla moglie, ha perso la testa e ha cominciato a perseguitarla. Un turista tedesco è stato colto da malore ed è morto a bordo della nave da crociera Mainship 5 appena attraccata nel porto di Salerno. La mala scoperta all'alba quando la moglie e il figlio del 69enne si sono accorti che il familiare non rispondeva. Immediatamente è stato allertato il medico di bordo, ma l'uomo era già morto e al medico non è rimasto nulla da fare che accertare il decesso. A quanto si apprende, la vittima aveva problemi cardiaci. In Campania, più della metà delle famiglie, il 54,6%, arriva con difficoltà o con grande difficoltà alla fine del mese. A seguire ci sono Sicilia 47%, Sardegna 43% e Calabria 42,5%. A confronto il problema non sembra sussistere nella provincia autonoma di Bolzano con l'8,7%, di quasi 10 punti percentuale distante dal Friuli Venezia Giulia con il 19,2% e dalla vicina provincia di Trento con il 19,2%, stessa percentuale. E quanto emerge dal primo rapporto lavoro nel mezzogiorno realizzato dall'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro sui dati Istat. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora. Giovedì 31 marzo.